Buongiorno a tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Realtà Genuana. Oggi ultimo giorno del 2020, auguri a tutti per una buona fine, un buon principio e speriamo che il 2021 possa essere migliore sotto tutti i punti di vista. Veniamo al nostro amato Genoa, ragazzi, niente, ormai siamo sulla bocca di tutti perché ieri abbiamo sparato le due bombe di Piontek e Krunic, per quanto ci risulta a noi molto vicini a vestire la casacca rossoblù. Continuiamo ad essere fermi sulla nostra posizione perché la nostra storia e il nostro carattere ci impone questo. Noi le nostre idee le portiamo avanti fino in fondo. Se la nostra fonte ci ha detto ciò, noi gli vogliamo credere e non facciamo assolutamente retromarcia. Oggi un po' di conferme su alcuni quotidiani ci sono di queste notizie, Repubblica, Tuttosport in primis, sul web inizia a girare, però ragazzi è pur sempre un gioco, ci mettiamo la faccia, non ci tiriamo mai indietro, quindi se le operazioni andranno in porto ci prenderemo i complimenti, se non andranno in porto ci prenderemo le critiche e gli sberleffi del caso, però comunque continueremo ad andare avanti su questa strada, continueremo ad andare avanti con la pagina e con tutte le nostre realtà sui social a testa alta e non ci dobbiamo vergognare di nulla perché il calciomercato è questo, è troppo facile dare le notizie dopo che le danno la maggior parte delle testate, è troppo facile dare le notizie a metà per poi fare retromarcia. Quindi noi ieri sera abbiamo voluto rischiare, abbiamo fatto all-in, ci siamo sentiti di farlo, non ci pentiamo. E niente, vedremo ragazzi, vedremo se il tempo ci darà ragione, vedremo se queste due operazioni che per il Genoa sarebbero, inutile dirlo, importantissime, perché andrebbero ad arricchire la squadra di due pedine fondamentali. Piontek lo conosciamo tutti, un pochino si è perso nell'ultimo anno, però il valore, le qualità del calciatore sono secondo me indiscutibili. Non è magari un fenomeno come si poteva pensare all'inizio, però per noi sarebbe il classico centravanti da doppia cifra che per tanti troppi anni forse ci sta mancando, appunto, proprio dalla sua partenza. Krunic sarebbe il centrocampista, la mezzala, che sa fare le due fasi in maniera buona. A noi manca quel tipo di giocatore perché abbiamo o dei grandi incontristi con poca qualità, o Zajc, giusto Zajc, che fa la mezzala fatica perché in fase di contenimento è molto lacunoso. Per quanto riguarda Vavro, avrete già letto che ha fatto le visite mediche, quindi si può dire che sarà tutti gli effetti a disposizione di mister Ballardini dal prossimo allenamento. E niente, per quanto riguarda il resto, c'è sempre Benatia in attesa. L'offerta, ribadiamo, è stata fatta. Vediamo se il giocatore declinerà l'offerta fatta al Genoa per volare verso altri lidi oppure accetterà la corte del Grifone. Altre notizie, ragazzi, per il momento non ce ne sono. Abbiamo gli occhi puntati addosso e vediamo se riusciremo ad arrivare a una conclusione su Piontek e Krunic. Per adesso vi rinnovo gli auguri di un buon fine anno. Mi raccomando, continuate a seguirci sulle nostre pagine social, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Buona giornata a tutti e tanti auguri.